Buongiorno a tutti, visto che siamo in ritardo per sollecitudini di fare breve, intanto però volevo ringraziare gli organizzatori dell'invito. Sarò lapidario. Allora, tutto quello che ha detto la dottoressa Collini mi sembra perfettamente non discutibile, per cui io direi solamente che nella nostra azienda, nell'azienda ospedaliera Pisani, il primo intervento di TAVI è stato fatto nel settembre del 2007. Da allora sono passati molti anni, questo ha determinato un miglioramento dell'expertise, quindi della formazione dei professionisti. E siamo arrivati in un anno cruciale dove praticamente la nostra azienda, grazie alla professionalità acquisita dai nostri operatori, ha deciso di creare una struttura autonoma di emodinamica all'interno del Dipartimento Cardiotoracico. Quindi in continuità con la cardiochirurgia, con le cardiologie e soprattutto in continuità anche con i cardioanestesisti, quindi con la struttura di cardioanestesia. Questo credo che sia stato il volano per un miglioramento di tutta l'attività e che ha portato a quello che poi ci ha detto la dottoressa Bonini, poi per tutti, che parla per tutti in generale, che è quello dell'abbattimento delle diligenze e praticamente io direi l'azzeramento della mortalità intraospedaliera e quindi in qualche modo questo ha determinato anche un'ottimizzazione delle risorse, miglioramento del setting assistenziale e direi anche un miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti, anche sociali, diciamo, perché questo ha determinato una degenza minore, quindi un rientro a casa molto prima, in condizioni sicuramente molto migliori di quelle che sono dopo un intervento chirurgico. Per dire anche che siamo a questo punto, ma penso che poi lo dirà molto meglio di me chi mi seguirà, siamo a un punto tale che queste tecniche stanno diventando un gold standard per alcune, quindi addirittura non alternative alla chirurgia, ma come proprio come tecnica primigenia per cui trattare alcune tipologie, come per la TAVI nei pazienti maggiori di 75 anni a basso rischio. E quindi questo mi sembra determinare un'evoluzione enorme e se posso dire, probabilmente c'è ancora una domanda inevasa, da intercettare, forse su questo bisognerà ancora migliorare anche le comunicazioni con il territorio sicuramente, ma anche con i cardiologi di base e i medici di base. Mi fermerei qui perché vedo che insomma è meglio smettere. È vero, ho visto tutto Jenny che fra poco mi crocifigge. Buona giornata e buona continuazione.